Ringrazio non formalmente della cortesia il ministro Patuanelli e lo faccio anche perché sarò molto critico nelle mie osservazioni e la prego con la sua cortesia istituzionale che non le di rispondere anche puntualmente. Io credo, parto dalla domanda non diretta ma indiretta del collega Gariglio, perché questa è un'ombra che lei si porta e che deve assolutamente togliere dal tavolo, perché poi entreremo nel merito del piano industriale dell'industrializzazione. Purtroppo periodicamente organi di stampa continuano a dire, ma lei 3 mesi fa ce l'aveva smentito, che chi fa la politica all'Italia è una collega parlamentare del Movimento 5 Stelle, la senatrice Lupo, che continua a fare dichiarazioni in un momento delicato come questo, e le dico per la responsabilità che lei porta, nel momento in cui con decreto, mi capisco, ha fatto il ministro anch'io, lei va alla nazionalizzazione di Alitalia, la chiarezza su chi è l'interlocutore è il governo, è il Ministero dello Sviluppo Economico e il ministro Patuanelli, o è la senatrice Lupo che continua a dire che il progetto non è quello che lei ci dice qui, che è un progetto di 25 aerei, che la destinazione e alcune affermazioni che lei ha fatto, e le chiedo di ribadirle dicendo che non si farà più, nella sua intervento ha detto che il code share con Delta non è più sicuro, e quindi conferma le affermazioni della senatrice Lupo, e che la nazionalizzazione al buio che viene sta per essere fatta, senza piano industriale, senza sapere quante risorse ci si mette, solo legittimamente rispetto a una drammatica crisi che si chiama Covid, altri paesi non hanno fatto la nazionalizzazione, preservano Lufthansa, British eccetera, preservano la compagnia di aerea di bandiera, non ci sono più gli aiuti di Stato, danno soldi. Voi avete scelto con uno strumento assolutamente inappropriato che è il decreto Cura Italia di nazionalizzare l'Italia. Bene, prima domanda, la nazionalizzazione di Alitalia è per svendere la Lufthansa, sì o no? Ha ragione la cosa, che ruolo ha la senatrice Lupo con il Ministero dello Sviluppo Economico che si è assunto questa responsabilità, eliminando il Ministero dei Trasporti, che nel merito di un piano industriale dovrebbe ovviamente avere la sua voce. È vero o non è vero che ci sono 25 aerei? Allora, che rilancio è un piano di nazionalizzazione con 25 aerei? Il collega Rixi adesso 25, 40 e adesso sappiamo 91. Che cosa sta facendo il direttore generale che avevamo tanto criticato e il commissario in questi mesi? Quale piano industriale le ha portato? Si può fare una nazionalizzazione al buio senza, non ci ha detto, la nazionalizzazione prevede un piano industriale di 3 anni che rilancerà, il primo anno perde, noi nazionalizziamo, mettiamo i nostri soldi, il primo anno perde o non perde questa azienda? Qual è il bilancio? Quanto perderà pre-Covid e con Covid? Lei ci ha detto che abbiamo valutato e visto la fondamentale ovviamente utilità di una compagnia di bandiera ovviamente in un periodo come questo. Sì, ci mancherebbe altro, ricordo che tutti quelli che ovviamente hanno usato Alitalia in questo momento per tornare hanno pagato il biglietto e tendenzialmente l'hanno pagato più caro di altri vettori che potevano essere, ma indipendentemente da questo è evidente per esempio che se nazionalizziamo e vogliamo far sì che questo diventi una opportunità, la mia domanda è: la nazionalizzazione, che a questo punto io accetto, la critico, ma l'accetto e dico bene, si nazionalizza, prendo sul serio quello che lei mi sta dicendo e non quello che dice la senatrice Lupi, nazionalizziamo come tanti hanno fatto, anche in America è stato fatto così, 3 anni di piano industriale per poi venderla sul mercato, più forte, non più debole. Quindi la nazionalizzazione è per poi rimetterla sul mercato fra 3 anni, lo Stato investendo e rilanciando questa compagnia di bandiera, o è per svenderla? Poi per regalarla a Lufthansa. Ulteriore, io condivido con lei che questa è una grande opportunità, perché lo scenario sta cambiando, sta assolutamente cambiando, tra l'altro anche la competitività con le low cost cambierà, perché la forza delle low cost con questo scenario cambia, perché non potranno più reggere ovviamente i costi, perché il tema del riempimento degli aerei non ci sarà per il distanziamento, il tema del tempo breve che gli permetteva costi diversi non ci sarà, perché ovviamente ci saranno misure di sicurezza eccetera, e quindi quantomeno riandremo tutti alla pari. Ma lei sa, ci vuole dire se questa nazionalizzazione prevede che il piano industriale
rinnova la flotta? Io sono d'accordo, nazionalizziamo, abbiamo la flotta più vecchia, rinnoveremo questa flotta? Useremo il fatto di una Nuco per dare finalmente ad Alitalia 100 aerei nuovi? Ultima domanda. Si sceglierà ancora il breve raggio o finalmente si andrà nel medio e lungo raggio? Lei sa come me che il 76% oggi sono aerei domestici, 14 sono europei, solo il 5 si va nelle Americhe e poi addirittura l'1 sul Far East, eccetera. Questo progetto e piano industriale per nazionalizzare, che prevede risorse, che a questo punto non saranno più 500 milioni, ma immagino che se vuole rilanciare, lo Stato ci metta, a questo punto la sfidiamo, ci metta tante risorse, ci presenti un piano industriale serio, ci dica che la nuova Alitalia avrà 100 aerei nuovi, che competerà sul mercato, che ridarà lavoro e che ovviamente utilizzerà questi 6 mesi di tempo. Non si può, lei ha detto una cosa gravissima, in questi 6 mesi di tempo abbiamo il tempo che così non sappiamo con chi saremo alleati, perché tanto sono tutti in casino e poi forse il primo gennaio ripartiremo. Ma che piano industriale è? Ma che politica lei ci sta illustrando a questa commissione? Allora, io credo che abbiamo la necessità, e concludo, che lei intanto tolga delle ombre, per lei lo dico, non per noi ovviamente, e ci aiuti a questo punto a capire, visto che ormai il decreto c'è e che si va verso la nazionalizzazione, noi siamo disponibili a collaborare per capire però se questa nazionalizzazione ha una condizione che fra tre anni, non fra 6 mesi a questo punto, l'Alitalia si mette sul mercato, rilanciata, con risorse vere, con un piano industriale vero, con un management vero, non scelto come dice ancora questi giornali dalla senatrice Lupo, no? Che ovviamente decide e sceglie pare per lei. Io non riesco a capire se questo può essere vero, ma stimandola credo che non sia vero, e con alleanze certe. Io non credo che lei, che all'Italia, per quello poco che conosco e concludo, possa permettersi di rinviare la scelta del code share. Non credo, perché ovviamente questo impedisce un piano industriale serio di nazionalizzazione in una costituzione di una Nuco, lo capisce lei, ma lo capisco anch'io. Quindi la scelta delle alleanze, dico dove andare, se appunto nell'alleanza con Delta e nel sistema attuale, o se spostarsi su Lufthansa, sarà una scelta che dovrà essere fatta in contemporanea alla costituzione della Nuco, anche perché rompere un code share vuol dire mesi per lavorare per la futura alleanza. Quindi la prego cortesemente, ovviamente, di poterci chiarire meglio queste cose che ci mancano dalla sua relazione, e poi chiedo ovviamente a questo punto alla Presidenza di convocare il Ministro dei Trasporti, perché sul tema degli aeroporti, sul tema delle compagnie aeree, sul tema di un piano nazionale, credo che la competenza fondamentale, tanto più si va verso una nazionalizzazione, sia non del Ministro dello Sviluppo Economico, ma del Ministro dei Trasporti, con cui mi auguro lei stia dialogando e verificando insieme al MEF. Grazie della cortesia. Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Lupi, che saluto e ringrazio, io credo di aver già chiarito più e più volte che le decisioni che prendo io le prendo in totale autonomia e sono l'unico responsabile di quelle decisioni. Interloquisco con tantissimi colleghi di Camera e Senato, di maggioranza e di opposizione, su tantissimi temi, come probabilmente molti di voi sanno, perché con alcuni di voi ci sentiamo anche su altri argomenti. Dopodiché è chiaro che la responsabilità di chi governa è quello di assumersi proprio la responsabilità delle scelte che fa. E come ho già chiarito, non ho mai parlato di 25 aerei in nessun audizione, né di 40. Noi abbiamo dato i dati dell'operatività di Alitalia nei momenti in cui ci siamo confrontati con le parti sociali. Quindi il commissario Leogrande, quando operavamo con 40 aerei, ha detto Alitalia oggi opera con 40 aerei, e quando operavamo con 25 aerei, Alitalia stava volando con 25 aerei. Quando abbiamo detto che la Nuco opererà con quel numero di aerei, non significa che avverrà il trasferimento di quel numero di aerei. È chiaro che la dimensione aziendale sarà una cosa. Dopodiché, se oggi riusciamo abbiamo un quadro di trasporto
che obbliga le compagnie a volare con un numero ridottissimo di aerei, quelli saranno quelli che si muovono operativamente, ma non è l'idea non è quella di fare una compagnia da 25 aerei, l'idea è di fare una compagnia con una dotazione iniziale superiore ai 90 aerei, che abbia uno sviluppo che la porti ad avere una dimensione aziendale superiore a oggi, molto più spostata sul lungo raggio che sul point to point o sul breve raggio. Scusate che guardo ovviamente gli appunti che mi sono preso mentre stavate intervenendo. E per quanto riguarda la scelta della partnership con il passaggio potenziale ed eventuale tra SkyTeam e Star Alliance, non ho detto che non è profittevole il code sharing con Delta e quindi con il gruppo SkyTeam. Ho detto semplicemente che laddove si fosse scelto pre-Covid di fare questo passaggio, uno degli elementi negativi del cambiare alleanza sta proprio che nel transitorio non c'è quella partnership commerciale, perché si perde quel tipo di partnership e quindi questo produce un danno immediato nelle casse della compagnia. Oggi quell'elemento negativo non c'è. E quindi è chiaro che anche nelle scelte che si faranno rispetto alla partnership, quell'elemento negativo del cambio non c'è. Per quanto riguarda i prezzi pagati da chi è rientrato in Italia attraverso Alitalia, laddove il prezzo è stato fatto dalla compagnia e prima che vi fossero misure di distanziamento imposte ovviamente rispetto all'aggravarsi successivo della condizione sanitaria, i prezzi dei rientri erano assolutamente calmierati dove appunto era l'Italia a determinare quel prezzo. Ciò non è stato possibile proprio ad esempio con i voli transatlantici, perché il code sharing prevede che il prezzo venga fatto dalla compagnia che vende il biglietto commerciale, che in quel caso è Delta, e quindi in quel caso non c'era la possibilità di intervenire per calmierare quel prezzo. Quindi il resto dei prezzi è stato, dove è stato possibile, si è intervenuto anche per garantire a chi rientrava in Italia di avere un prezzo congruo per il proprio rientro, proprio perché non lo stava facendo per scelta, ma per necessità. Per quanto riguarda le risorse, come detto prima, è evidente che dovrà esserci, e confidiamo che ci sia, un intervento europeo di ristoro per il settore. Credo che gli interventi fatti dall'amministrazione straordinaria che avevano in dotazione con i prestiti da 400 milioni un budget che ritenevamo sufficiente fino a maggio, come qualcuno di voi ha sottolineato, nonostante le numerose settimane di sostanziale inoperatività e di accumulo quindi di ulteriore perdita, la prospettiva è quella che siano comunque sufficienti fino a tutto maggio. E quindi questa dimostrazione del lavoro fatto dall'amministrazione straordinaria per ridurre il range di costi, ciò anche in funzione al fatto che attualmente la cassa integrazione è ancora in fase di valutazione al Ministero del Lavoro, e quindi il costo del personale grava quasi interamente sulle casse della compagnia. Quindi proprio per chi puntualizzava su che cosa avesse fatto l'amministratore, il commissario straordinario, ecco, evidentemente ha fatto molto. Se quella dotazione economica nata in un periodo pre-Covid che doveva accompagnare fino a maggio la procedura di cessione, quella dotazione, nonostante le enormi perdite di questo mese e mezzo, è sufficiente per accompagnare fino a maggio l'amministrazione straordinaria. Dopodiché è evidente che c'è una parte di danno che continuerà a gravare sull'amministrazione straordinaria e che è legato al Covid, che dovrà essere ristorato, io ritengo, con le risorse che l'Europa metterà a disposizione ai singoli stati. Chiedo scusa se riguardo gli appunti. Credo che uno dei temi è la tutela occupazionale. Io dal primo giorno ho detto che c'è la necessità massima di tutelare l'occupazione dei dipendenti di Alitalia.
È proprio per questo che abbiamo fatto ingenti risorse, abbiamo destinato ingenti risorse alla compagnia. È chiaro che questo non significa, non l'ho mai detto, perché cerco di dire soltanto le cose di cui ho contezza e certezza e che posso affermare senza saper già che sto dicendo una cosa non vera. Credo che parlare di esuberi zero sia molto difficile. Dire che l'accompagnamento che si farà tra la Holdco e la Newco dovrà garantire la massima tutela occupazionale. Credo che il ruolo anche dei sindacati all'interno della Newco dovrà essere molto forte, tanto che nella elaborazione della Newco stiamo ragionando su un board con la presenza sindacale o quantomeno con un modello a doppio livello come funziona in alcuni altri paesi.